Si riaccende lo scontro politico-amministrativo per il consorzio di bacino Salerno 3. Dopo la pausa estiva, il PD valdianese sembra rompere gli indugi per ridefinire gli assetti dell'ente consortile, come già avvenuto per la comunità montana Vallo di Diano e altre cariche comprensoriali. Ovviamente quando si parla di consorzio di bacino il condizionale è sempre d'obbligo, come ha dimostrato l'ultima assemblea svoltasi a marzo, nella quale sembrava che i sindaci PD volessero fare un sol boccone del duo Esposito Zambrotti. Ma dopo l'assemblea, a tornare a casa con la coda tra le gambe furono proprio i sindaci rivoltosi. Adesso alcuni dei sindaci del PD ci riprovano a dare l'assalto alla carovana consortile, come dimostra la richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea del consorzio firmata dai 7 primi cittadini di Padula, San Rufo, Sassano, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, Atena Lucana e Caggiano. La quota di un quinto delle quote di partecipazione da parte dei richiedenti è raggiunta e i sindaci chiedono dunque la convocazione dell'assemblea per trattare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e dei componenti del consiglio di amministrazione e l'elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. La richiesta è stata inviata lo scorso 21 settembre al sindaco di Polla Rocco Giuliano, a cui come presidente dell'assemblea del consorzio Centro Sportivo Meridionale spetta la convocazione dell'assemblea. Giuliano, affermano i sindaci firmatari, ha 20 giorni di tempo per la convocazione, scaduti i quali gli stessi provvederanno ad informare il prefetto di Salerno per gli adempimenti sostitutivi. Ad oggi, afferma Angelo Marmo, assessore allo sport del comune di San Rufo, è uno dei più critici nei confronti dell'attuale gestione del consorzio. Nonostante tutti i comuni vogliano il rinnovo del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, siamo tenuti in ostaggio e nessun comune può partecipare minimamente alla gestione disastrosa del consorzio, che ad oggi, continua Marmo, ha procurato debiti e cassa integrazione ai dipendenti. Per Marmo il consorzio sarebbe allo sbando, senza servizi e senza risultati. Lo sport, conclude l'assessore allo sport di San Rufo, è fermo come pure i lavori della foresteria, ma i debiti a carico dei comuni ogni anno crescono. Intanto i sindaci del PD avrebbero raggiunto l'accordo per il nuovo presidente dell'ente consortile. In pole position ci sarebbe il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL di Salerno e attuale vice sindaco di Atena Lucana, Sergio Annunziata.